E adesso è arrivato il momento del coro che comunque come sempre, come ogni giorno chiude un po' la puntata di pomeriggio. Diamo la linea al nostro Lorenzo Valeriani con il coro natalizio Incanto di Chieti. Thank you.
E allora, dopo la poetessa arriva il direttore Di Pasquale, che abbiamo visto già in una meravigliosa serata, quella del Marruccino di Chieti, perché sul palco dell'omonimo teatro ha diretto quanti elementi? 70, Ah, 80 credo che elementi. ne erano un centinaio, Sì. insomma, provenienti un po' da tutta Abruzzo. Un grande onore, una grande soddisfazione, e questo grazie a Rete 8, che Grazie a voi. ringrazio a nome mio, ma anche a nome di tutta la corale Armonia d'Abruzzo in Canto, ma credo anche a nome di tutti i cori, perché quello che state Vero. facendo è un'azione unica di mettere in mostra i cori abruzzesi e tutta l'arte che è nel sottobosco. Tipo la poetessa che avete intervistato prima, ma come tanti artisti che sentirete pure questa sera, tanti solisti Assolutamente sì. bravi di livello, ma anche tante persone che fanno questa attività corale per passatempo, per hobby, che sono altrettanto bravi. Io Poi, dico. voglio tornare su, anzi, ci torno adesso su questo aspetto, perché la domanda classica che faccio un po' ai direttori, ai maestri, a chi dirige un coro di non professionisti, però credo che sotto l'aspetto dell'impegno, della volontà e soprattutto del volere che vuole un direttore, c'è bisogno di un forte allenamento. Quindi c'è bisogno di un impegno costante per dare un prodotto finale di qualità. Io dico che ognuno dà il massimo per quello che può. Sono veramente una persona, diciamo, mi viene Appagata rispetto a quello che. felice per questa cosa perché trovo in ognuno il massimo che può fare. Certo, la forbice è sempre molto ampia, insomma, chi ha studiato canto, Può fare la differenza. c'è un passo, ma anche chi non ha studiato, che mi manda quotidianamente le proprie registrazioni, maestro, io ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Doti naturali, innate. Ed è una grossa soddisfazione di persone che magari in maniera orgogliosa vogliono fare. La cosa che ci accomuna a tutti quanti è la passione. Passione per il canto, passione anche per fare qualcosa di diverso. Assolutamente, non solo per passare il tempo, ovviamente, ma anche per Costruire costruire qualcosa qualcosa di di importante sotto bello. l'aspetto culturale.
vi tocca la settimana più importante, tra virgolette, sì, sì, perché con l'esibizione vostra copriremo tutto il periodo natalizio, perlomeno la settimana che va dal 18 al 24. Di questo siamo strafelici, ecco, perché sono i canti che, tra virgolette, ci vengono meglio, insomma, che siamo più contenti di fare. Un po' anche perché i coristi hanno più tempo in questo periodo, che comincia a fare freddo, insomma, si sta più a casa, insomma, per perfezionarsi. E quindi approfittiamo per fare gli auguri a tutti i nostri telespettatori, sì, di un buon Natale e un felice 2024. Grazie mille maestro, davvero in bocca al lupo, ma già dai primi pezzi abbiamo visto che il livello è importante. Grazie per la fiducia. Diciamo, non grazie. Voglio dire massimo, perché poi vi devo lasciare lo stimolo di migliorare sempre. Siamo sempre, diciamo, un coro di dilettanti, insomma, che mi viene in mente una famosa frase del film Pirandello di Picone: siamo dilettanti professionisti, ma come tutti i cori, insomma, che cercano di fare il loro meglio. Dilettanti non allo sbaraglio, però. Ma questo è poco. Penso di no. Che questo è poco, ma sicuro. Grazie di cuore, direttore. Grazie di cuore e buon Natale anche a lei, ovviamente, ma grazie. Continuiamo ad ascoltarvi. A tutti. Restate con noi.